questo è il plebiscito, ragazzi. In questo momento che il Napoli ha appena vinto il campionato. Grande titolo, Hogwarts Legacy. Perché magari sembra semplice fatto da lui, adesso ne ha appena preso un'altra. Non è merito mio. Sono le 7 del mattino, non ci svegliamo spesso così presto. Perché ci siamo dovuti svegliare alle 6. Però Napoli, stiamo arrivando. Colazione con il mio amore in aeroporto. Abbiamo appena scoperto che il nostro aereo è praticamente un jet privato. Salve. È minuscolo, minuscolo raga, è un jet privato. Come avrei visto, ho preso tutta la compagnia aerea. Scesi dall'aereo, abbiamo un piano. Parliamo solo napoletano, per come ho imparato. Io un po' da Giuseppe. Hai capito? E da mare fuori. Solo da mare. Agevamo. Hai imparato da mare fuori. Ma avevamo detto giù dall'aereo, non sopra. Hai ragione. Ciao, arrivederci, grazie. Siamo arrivati. Il viaggio con jet privato è andato. Siamo arrivati a Napoli. Allora, siamo in macchina con Antonello, ovviamente. Abbiamo recuperato la machine. Siamo dietro al Maradona. Che spettacolo. E qua che facciamo, amore? Quindi il comico è accanto allo stadio. Beh, non sono stati tanto furbi. Ancora non è successo, ma come anni fa, quando eravamo qua con Sasha, che avevamo vinto la Coppa Italia, ricapita tutto, il ciclo si ripete. Un po' di folklore per strada, siamo arrivati all'hotel, adesso check-in veloce e poi si va a mangiare una buona pizza. E siamo arrivati anche nella nostra stanzetta, l'hotel si chiama LHP Hotel di Napoli. Vediamo un po' perché c'abbiamo anche una terrazzina. Ah, che peccato, non si vede da qua il Maradona, siamo sul retro però. Va bene. Non è molto grande, ma è una superior. Televisione, tavolino in cristallo, uno specchio, armadietti vari. Ah, e questo invece è il bagno, che è veramente molto bello. Mi piace davvero tanto come hanno disposto la doccia, anche se così io allagherei tutto a casa. Andiamo a mangiare sta pizza, no? C'è talmente tanta energia che è come averlo vinto noi. Pazzesco. E c'è il gol dell'Inter che attualmente dà lo scudetto al Napoli. Infatti qua stiamo già festeggiando. Guaglioncello. Ma sono buono. La prima pizza di Napoli di lui, sì. La ragazza più bella del mondo che mangia la cosa più buona del mondo. Nel posto più bello del mondo. Sarà incandescente anche questa. Sì. Ecco. Infatti lui si è ostinato probabilmente la lingua adesso. Ottimo. Volevo ricordarvi che il video di oggi è sponsorizzato dal team di Warner Bros, che ha deciso di collaborare in questo appuntamento. Grazie mille per avermi concesso questi due giorni a Napoli veramente molto fighi, che hanno riattivato in me sensazioni estremamente positive. Vi ricordo che il 5 maggio è uscito su tutte le piattaforme All Gen Hogwarts Legacy. Voglio essere taggato per scoprire di quale casata siete. Come avete visto, io l'ho giocato sul secondo canale, neanche tutto quanto, quindi non trovate manco tutti quanti gli spoiler. Il 25 luglio uscirà per Nintendo Switch. Se volete altri video del genere, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e grazie ancora al team di Warner Bros. Napoli ha ufficialmente vinto lo scudetto e adesso andiamo col treno in centro. C'è un vagone di fan. Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Dopo 40 minuti di trenino siamo di nuovo nel centro di Napoli, perché dovevamo uscire con la macchina, altrimenti non avremmo più potuto farlo, che hanno chiuso tutte le strade. Guarda. Pazzesco. Coprirlo. Pensavo, ragazzi, in realtà siamo ancora a Milano. Non sapevo, ma anche qua c'è una galleria Vittorio Emanuele praticamente. Adesso andiamo a cercare il miglior croissant di Napoli. Questa è piazza del plebiscito, ragazzi. In questo momento che il Napoli ha appena vinto il campionato. Pazzesco. Stiamo andando sul lungomare, stiamo facendo una passeggiata. Avete visto in piazza del plebiscito c'è un bordello assurdo. E adesso direzione Marina Militare per provare a fare una foto con l'esterno del set di Mare Fuori. E siamo fan, ci piace. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Ora bisognerà trovare il punto esatto, perché l'accesso mi sa che non... Ah, dici che è là dietro? Sì, secondo me è lì.
passione. Allora dobbiamo tornare qua con Tudor, che lui c'ha gli agganci. Da qua sentiamo questo bordello. Cioè, siamo lontani da tutto, ma sentiamo. Senti anche Piazza del Plebiscito qua. Sa che è appena finita la partita del Napoli. In questo. Questi sono tutti i re di Napoli. Questo è il Palazzo Reale, siamo in Piazza del Plebiscito. Sembra l'area di Milano, raga. Ci siamo quasi. Siamo anche venuti al Bello Sguardo, che chiameremo così proprio perché c'è l'osso. È bella Napoli, molto bella. Adesso cerchiamo un ristorantino per cenare. Stasera cena dal 5. Il tonnello si è preso il cuoppo. Ah, guarda che meraviglia. È arrivato il misto del pescatore. Sentiamo un po'. Questo è il gambero incatenato. Oggi sono Baddoria, camminate e cibo. È arrivato anche il fritto. Allora, e vediamo se le vongole sono più buone di quelle che mi avevi cucinato tu, quelle fantastiche, quando avevi azzeccato tutte le cotture, vediamo. Tieni a specificare che solo quella volta ho azzeccato tutte le cotture. Amore, si erano allineati i pianeti e avevi fatto un capolavoro da chef, non so cosa dirti. Vediamo se anche qua hanno fatto il capolavoro da chef. Molto vicini a quello che avevi fatto tu. Salvato, guarda. Ci giusto un pezzettino di frittura. Buongiorno, è la mattina del 1° maggio. Stiamo andando a fare colazione in hotel e tra pochissimo si vola al Comic Con. Cioè si vola. Volare abbiamo volato ieri. Tra poco si va al Comic Con con Antonella e poi si vola a Milano di nuovo. Leggera un cornetto. Siamo tutti molto buoni. C'è la colazione a buffet, non possiamo prendere così poche cose. Cioè un pezzettino di torta, una banana e una spremuta. Dai, c'è un sacco di roba. Oh, quante luci ci sono? La torta è buonissima. Ci sono due luci. Troppo ridere che nel piano di evacuazione della stanza hanno completamente sbagliato a fare la planimetria delle cose. Secondo lui siamo all'interno di questo muro. Stiamo facendo il check out dell'hotel e mi sono reso conto adesso che c'è un presepe qua. Si va al Comic Con, pronti per Hogwarts Legacy. Entriamo dall'ingresso VIP oggi. Che non ci stavano facendo entrare al Comic Con, anche se siamo spi, ora passiamo in the middle. Vai, 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 fra. Ti seguiamo a ruota. Ma Antonello? La prendiamo? Ci entriamo? Che bello. Ah, sento proprio il vecchio odore delle fiere, è tornato. Dai che dobbiamo andare sul palco. Siamo in ritardo. Ma non è vero che siamo in ritardo. Ciao ragazzi, ciao. Microfonato. Sei carico? Da solo non ero abituato, però. Prova. 1, 2, 3. Nervoso. Sto già iniziando a sudare in una maniera. Grande titolo Hogwarts Legacy, ha esordito il 10 febbraio, prima su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S, adesso tra poco tornerà il 5 maggio su PlayStation 4 e Xbox One, quindi bella opportunità anche per chi non ha ancora fatto il passaggio alla next gen di recuperare questo titolone. Diventa un dragone della morte, quella stanza è clamorosa. Ho capito, vabbè. Ma non è, ho già detto troppo? No. Sì, è vero, se ti ha risposto di che sente in realtà. Ah, il labiale. No, ma ho detto di tapparsi le orecchie. Che casa sei? Perché la tua casa è meglio delle altre? Allora, io nel gioco ho scelto Corvo Nero. Non è che ho scelto Corvo Nero. No, quanti, facciamo un sondaggio. Quanti Corvo Nero ci sono qua? Sulle mani Corvo Nero? Ok. Una voce di un urlo per il tuo cuore. Direttamente al Comic Con! Allora, oggi Stefano ci cucina la pizza, la vera pizza napoletana. Siete pronti? Oggi Stefano ci cucina la vera pizza napoletana. È
certo. Allora, tu sarai il suo maestro. Oggi la pizza la farà lui, quello con il cappellino verde. Igienizziamo le mani e arriviamo. Non c'è con lavarti le mani, che è la cosa più essenziale. Francesco e Giorgio devono scappare, quindi hanno già divorato. Codardi. Beh, è per, non, è per non prenderci un'intossicazione alimentare dalla pizza di Stefano. È la prima volta. Ma mi dispiace, devo proprio andare. Guarda, scusami, è davvero, non è che non l'avrei fatto, Come si vende? Dai, let's go. Piano piano va così. Esatto. Non mai quindi devi rimanere in bordo, bravo. Così. Dov'è sino? Ora gira la pizza. Ma come fate quando arriva il gatto a farla essere così grande? Vai, non devo dire. Vai, mettici passione, mettici un cuore. Lui ci mette un cuore napoletano e tu cuore milanese. Ok. Devi aprirle, ecco, bravo, bravo. Vai. Non la devi alzare la pizza, la devi appoggiare sul corpo. Ecco qua, vai. E quindi si allunga con lo slancio. Adesso basta, non allargare più. Arriviamo sulla palla. Non c'è più. Prendi il pomodoro, okay. Vai. Questa quantità è sufficiente. No, metti. Un altro piano. Abbondare quando è sufficiente. Vai. Già lo devi mantenere così. Adesso mettili così. Oddio, me lo fanno fare a me questo? Appoggia qua, non ti vuole la facile della fuga di fare la fuga del culo. Quando io dico vai, tu entra dentro, così. Pronto? Sì. Vai. Entra, vai. Entra. Appoggia. Tira forte la palla. Ok, grande. Vediamo. Che figata. Bravo, vai. Adesso avanti per la metti nel piatto, No, fai tu per favore. Vai, vieni. No, tu. Dai. Metti la mano questo, la dita solo di scotta. Vai, wow! Metti la mano sempre alto e quanto ci scotta. Questa è la città stata con mio amore. Sì. Andiamo. Dunque, va bene la preparazione, ma anche il gusto vuole la sua parte. Certo. Adesso capiamo se questa pizza rispetta gli standard per essere definita tale. Ma hai preso proprio un... Un po' di rischio. La mozzarella però! Ma è proporzionale alla fiducia? È buona? Sta c'è. Non è merito mio. Con due. Ma come vuoi allenamento? È un mostro. Perché magari sembra semplice fatto da lui. Adesso ne ha appena preso un'altra. Bellissima quella cosa in Italia. Ma lo sta facendo con due. È assurdo. Bravissimo. Grazie Ciro. Ringraziamo tutti i ragazzi di Addo Guaglione, Ciro e Salvatore. Ciao. Che ci hanno non solo ospitato, ma hanno fatto anche preparare la pizza. E la prossima volta torniamo. Tra l'altro oggi è il 1° maggio, non sono aperti, quindi meno male. Però ha fatto una grande pizza, bella pizza a cura, va. Grande pizza e con un buon aiutante, anzi con l'aiutante perfetto è più facile. E niente, l'esperienza a Napoli, amore, è finita. Torna a casa, siamo all'aeroporto, abbiamo avuto modo di mangiare le ultime schifezze. Niente più sfogliatine però, per un po'. Peccato per l'ora e mezzo di ritardo di EasyJet, e ci hanno detto che per 1 centimetro non poteva entrare il bagaglio, quindi il bagaglio da stiva, 50 euro. Ed eccoci qui di ritorno nella casa a Milano, ci sono un po' di bega da risolvere, ma crescere comporta anche questo, poi ve ne parlerò nei prossimi vlog. Ringrazio ancora una volta Warner Bros, vi ricordo che dal 5 maggio è uscito su tutte le old gen Hogwarts Legacy, potete scaricarlo e dirmi che casa vi viene attribuita, e il 25 luglio uscirà anche su Nintendo Switch. Vivere il Comic Con nei giorni in cui il Napoli stava anche vincendo lo scudetto è stato particolarmente emozionante. Ho vissuto dei giorni veramente intensi e me li porto dentro già adesso con molta felicità, non vedo l'ora di fare altri viaggi del genere. Tra l'altro su Instagram avevo scritto che la fiera del Comic Con chiudeva un'era, cioè per me proprio a livello filosofico, come vi posso spiegare, cioè ho conosciuto Giuseppe al Comic Con quando era andato giù con Sasha,
e poi si sono creati insomma negli Animates, quindi iniziare il percorso da là sotto, guardare le altre persone sui palchi e poi concludere sul palco come la chiusura perfetta, come si dice, la ciliegina sulla torta. Niente ragazzi, magari ne parlo in un video su questo primo canale, comunque adesso inizierò ad esprimermi anche in modo diverso, a raccontarvi cose. Vi ho già detto anche del percorso della musica, quindi niente, se mi volete bene, mi volete seguire, mi trovate qua, tante cose ancora da raccontarvi, da condividere con voi. Bel pollicione in su, commentate, iscrivetevi alla campanellina, vi ricordo che il secondo canale deve arrivare a 1 milione, ci vuole ancora un po', qua da sapere tutto. Non posso fare quel video adesso, che se faccio quel video là mi metto a piangere. Lo so, è così. Hmm.